Silenzio. Nei miei giardini, nelle mie case, ho sempre cercato di far sì che il placido sussurro del silenzio prevalesse su tutto. Nelle mie fontane canta il silenzio. Luise Ramiro Barragán Morfín nacque a Guadalajara il 9 marzo 1902. Crebbe in una famiglia di ricchi proprietari terrieri, guidato da un'educazione umanistica e dalla stretta osservanza del cattolicesimo. La rivoluzione messicana ebbe però un impatto significativo sulla tenuta della sua famiglia, poiché grandi proprietà vennero espropriate sulla scia delle riforme agrarie. Considerato il più grande architetto messicano del XX secolo, ebbe in realtà una formazione duplice. Si laureò infatti in ingegneria ad appena 22 anni e successivamente intraprese gli studi di architettura, che però non completerà ma integrerà con viaggi formativi alla volta dell'Europa e dell'Africa. Visitò la Spagna, la Francia, l'Italia, la Grecia, il Marocco, rimase affascinato dai giardini mediterranei e dall'architettura islamica e arabo-andalusa. Fu l'Alhambra di Granada, in particolare, a lasciare un indelebile segno, tanto che le sue prime case a Guadalajara, risalenti ai tardi anni venti, si basavano su fonti andaluse e marocchine ed erano costruite intorno a pati interni in uno stile prettamente neocoloniale. Nel 1935 Barragán si trasferì a Città del Messico e poco alla volta subì le influenze dell'International Style. Assorbì gli insegnamenti di Mies, di Le Corbusier, che ebbe tra l'altro l'opportunità di incontrare a Parigi in occasione di alcune sue conferenze. Il cemento armato e il vocabolario formale del primo moderno europeo presero dunque il posto dei materiali e delle forme più tradizionali. Sparirono la pietra, i mattoni, il legno, gli archi, le gelosie alle finestre. La parentesi razionalista fornì a Barragán gli strumenti per semplificare il proprio linguaggio. Successivamente, però, lo stesso architetto identificò le opere di questo periodo come prettamente commerciali, poiché dettate dalla moda, dall'economia e dalla sobrietà dei mezzi. Arrivarono gli anni 40 ed egli si mosse oltre, in direzione di un'architettura meno asettica, il cui peso visivo, le texture e la presenza emozionale potessero dialogare con il paesaggio, emergere attraverso una composizione sensuale di recinti, steli, fontane e piscine. Un'architettura di piani rettangolari astratti, muri di roccia vulcanica, superfici d'acqua in movimento e vegetazione lussureggiante. Un'architettura capace di convogliare un senso moderno dello spazio e una metamorfosi dei tipi messicani ricorrenti, come la stanza a cielo aperto, la piattaforma, l'interno segreto. Ancora una volta, l'astrazione moderna diede a Barragán i mezzi per distillare le memorie personali e penetrare nel passato. Il linguaggio vernacolare archetipico, le citazioni alle estancias e alla storia culturale messicana si sposano quindi con le reminiscenze più remote del pueblo della sua gioventù. I miei ricordi della prima infanzia sono legati al ranch che la mia famiglia possedeva vicino al villaggio di Mazamitla. Era un pueblo in collina formato da case con tetti di tegole immense e gronde che proteggevano i passanti dalle forti piogge che cadevano in quella zona. Anche il colore rosso della terra era importante. In questo villaggio il sistema di distribuzione dell'acqua consisteva in grandi tronchi svuotati a forma di abbeveratoio e che correvano lungo una struttura di supporto di forche d'albero alte 5 metri sopra i tetti. L'acquedotto attraversava l'abitato, raggiungeva i pati dove c'erano grandi vasche di pietra a ricevere l'acqua. I pati ospitavano le stalle, con mucche e galline tutte insieme. Fuori sulla strada c'erano anelli di ferro per legare i cavalli. I tronchi scavati, coperti di muschio, ovviamente gocciolavano acqua per tutto il villaggio, conferendogli un'atmosfera da fiaba. No, non ci sono fotografie. Ne ho solo memoria. Barragán non si sposò mai e della sua vita privata si sa davvero pochissimo. Trovo tuttavia interessante osservare come il riservo, la predilezione per la solitudine e la ferma opposizione alla violazione della privacy si riflettano nella sua opera matura, raccontandoci molto di lui. Notiamo ad esempio la grande importanza attribuita al muro, unita allo scarso utilizzo del vetro che, al contrario, caratterizzava le grandi architetture international style, e l'adozione di schemi spaziali ereditati dal movimento moderno, come ad esempio il tetto giardino, ma utilizzati al servizio di una sorta di mistico conservatorismo, un'introversa poetica del ritiro e della contemplazione privata che rifiuta l'idea funzionalista della casa come machine à habiter, a favore di un autentico sentimento dell'abitare, dell'hortus conclusus, all'interno del quale trovare pace e serenità. Ogni architettura che non esprima un senso di sicurezza manca del suo compito spirituale. La vita di tutti i giorni sta diventando eccessivamente pubblica. Radio, televisione e telefono invadono la vita privata. I giardini dovrebbero perciò essere chiusi e non aperti agli sguardi insistenti della gente.
Rinunciare alla protezione dei muri a favore della trasparenza del vetro è stato un grave errore del moderno. Gli architetti stanno dimenticando il bisogno degli esseri umani, il bisogno di penombra, quel genere di luce che impone tranquillità sia nei soggiorni che nelle camere da letto. Circa la metà del vetro che si usa in tanti edifici, siano essi abitazioni o uffici, dovrebbe essere rimosso in modo da ottenere la qualità di luce che permette di vivere e lavorare in modo più concentrato. Prima dell'età delle macchine, persino nel centro delle città la natura era una compagna fidata per tutti. Oggi la situazione è completamente ribaltata. L'uomo non trova la natura anche quando lascia la città per essere in comunione con essa. Chiuso nella sua automobile luccicante, con lo spirito contrassegnato dal marchio del mondo che ha generato la stessa automobile, egli è un corpo estraneo all'interno della natura. Un tabellone pubblicitario è sufficiente per soffocare la voce della natura. La natura diventa un avanzo di natura e l'uomo un avanzo d'uomo. Dopo l'esperienza paesaggistica e residenziale dei Giardini Pedregal, 400 ettari di terreno vulcanico dove austere piattaforme di lava e muri piani astratti incanalano percorsi e connettono cascate e specchi d'acqua, nel 1947 Barragán costruì la sua casa studio intorno ad una corte chiusa nel quartiere di Tacubaya, a Città del Messico. Patrimonio UNESCO dal 1994, questa dimora è considerata dall'architetto come un vero e proprio rifugio. Oltre alle soluzioni già anticipate, come il giardino interno, la linearità volumetrica e l'utilizzo del colore, emerge qui una progettualità ancor più personale e sperimentale. Gli ambienti interni sono intimi e spogli, quasi monastici. Croci cristiane, sculture a tema religioso, schermi e ornamenti, come sfere riflettenti poste strategicamente in prossimità di aree di transito, sono presenti in tutte le stanze e rafforzano la percezione di isolamento e di privacy, suggerendo anche la presenza di un certo regime di controllo all'interno della casa. Le viste sono calcolate e le fonti luminose spesso nascoste. Le aperture sono minime e differenziate, talvolta traslucide. Il tetto terrazzo, che ricorda l'attico Busteghi di Le Corbusier, è poi una contraddizione in termini. È infatti circoscritto da pareti variopinte che impediscono la vista sulla città, costringendo lo sguardo verso il cielo. Questa scelta, tuttavia, potrebbe anche risultare coerente se pensiamo all'architettura messicana tradizionale. I tetti erano infatti spazi di servizio utilizzati esclusivamente dalla servitù per lavare e stendere i panni. Inoltre, analizzando la configurazione degli spazi di questa casa in particolare, si può notare un certo disagio causato proprio dalla presenza delle zone di pertinenza del personale domestico. Barragán volutamente le chiude, le nasconde la vista e le allontana dalle stanze che occupava, soprattutto quelle considerate private, creando percorsi di conseguenza più lunghi per rallentare i traffici delle governanti. Questo, ad esempio, non succede in casa López Prieto o Pedregal, la più grande residenza privata progettata dall'architetto, e anche in casa Galvez, dove le zone di servizio sono separate da cortili minori, ma i collegamenti tra queste e gli altri spazi sono decisamente più diretti. Tra l'altro, in queste due case, accomunate dalla presenza quasi invadente del rosa, compaiono componenti ulteriori, come le vasche e recipienti tradizionali per l'acqua e integrazioni di roccia vulcanica. Nella casa studio Barragán, molto più spartana, gli accorgimenti sono altri e l'introversione degli spazi è più accentuata. Sebbene non me ne sia conferma, gli ambienti sembrerebbero rispecchiare il conflitto interiore vissuto dallo stesso Barragán. Una tensione fra convinzioni religiose profondamente radicate e un orientamento sessuale da nascondere ad una società particolarmente ostile. Nel 1938 l'amico Jesús Reyes Ferreira, artista dichiaratamente omosessuale, venne accusato di indecenze. Subì un pestaggio e un'umiliazione pubblica da parte della polizia e fu quindi costretto a lasciare Guadalajara per trasferirsi anch'egli a Città del Messico, la capitale progressista dove la mentalità era considerata più aperta. Barragán, il quale incarnava uno spirito duplice, un po' dandy e un po' monaco, se vogliamo, per tutta la vita mantenne una corrispondenza romantica con diverse donne, le quali lo accompagnavano in occasione delle sue rare uscite pubbliche. Maria Emilia Orendain, autrice del libro Alla ricerca di Luis Barragán, analizzò questi scambi epistolari e in proposito scrisse: «Erano donne di una bellezza non convenzionale, che contemporaneamente Barragán bramava ed evitava, desiderava e temeva, dalle quali era affascinato e ingannato». Non è dato sapere se la compagnia di quest'ultime servisse unicamente come copertura. Quello che è noto è che l'architetto rimase per sempre scapolo e coltivò amicizie e rapporti professionali duraturi sempre e solo con uomini.
Benché nessuna di queste informazioni confermi le indiscrezioni circa il suo orientamento, e non è certo il fine ultimo di questo episodio, l'immagine che emerge è piuttosto chiara, ed è quella di un uomo cattolico osservante vittima di una forte forma di disagio sociale, che ben si guardava dal mostrarsi in pubblico e che, forte delle sue grandi capacità progettuali, tendeva a proteggersi dal contatto umano indesiderato persino all'interno della sua stessa casa. Un genio solitario, tormentato, oserei dire, che ha perseguito l'introspezione al fine di promuovere il suo io più creativo. All'inizio degli anni 50, Barragán aveva ormai sviluppato un proprio stile, definito con precisione i propri criteri progettuali e maturato un fare architettura che, in contrasto con il movimento moderno dal quale imparò a ridurre il corpo edilizio all'essenzialità di pochi elementi, reinventava le tinte forti del folklore messicano servendosi di suggestioni squisitamente mediterranee. Un'opera, quella di Barragán, che abita il confine tra regionalismo e minimalismo, le cui forme e i materiali autoctoni si uniscono agli elementi tipici della cultura europea. Parete e colore, struttura e luce, grezzi muri intonacati e pigmentati racchiudono cortili e spazi chiaramente tagliati. Forme elementari e geometrie semplici definiscono ambienti surreali e silenziosi, all'interno dei quali riecheggiano l'astrazione metafisica e l'esperienza spaziale, tipiche dei quadri di De Chirico, di Magritte, di Dalí, di José Clemente Orozco, pittore messicano le cui opere influenzarono moltissimo la visione di Barragán. Un'architettura, per dirla con le stesse parole di Álvaro Siza, che ci attorna come una presenza fisica, semplice e densa, impossibile da descrivere, da imitare o da fotografare. È universale e attuale. Gli espedienti semplici, ricorrenti e sapientemente dosati del lessico di Barragán permangono anche nei progetti realizzati per i clienti più facoltosi. I muri lineari, i massicci spogli, le aperture nette, i pati vuoti animati unicamente da giardini, fontane e specchi d'acqua non abbandonano mai la poesia della povertà. Le tonalità vivaci e improbabili, che vanno dal rosa bougainville al rosso acceso, distinguono gli spazi interni da quelli esterni, scandiscono il ritmo dei pieni e dei vuoti, ammorbidiscono i duri contrasti tra luce e ombra, tra terra aspra e cielo turchino. Credo in un'architettura emotiva. È importante per l'umanità che l'architettura commuova con la sua bellezza. Se il colore esalta gli effetti compositivi di un'architettura in armonia con la natura e la vegetazione, fortemente ispirata alle idee del paesaggista Ferdinand Bach, altra figura di rilievo nel percorso formativo di Barragán, le figurazioni riflettono invece la cultura popolare, come lo stile di vita tradizionale delle haciendas, e le caratteristiche tipiche dell'architettura precolombiana e dell'epoca coloniale. La necessità di un'architettura emozionale, espressa attraverso il carattere mistico della luce filtrante nella cappella del convento dei Cappuccini a Tlalpan, la ritroviamo nell'utilizzo estraniante dell'acqua nella casa Francisco Gilardi, dove il pavimento digrada sino a trasformarsi in una piscina interna animata da pareti colorate e suggestivi giochi di luce, e nei complessi di Los Clubes e Las Arboledas, comprendenti la casa Egerstrom, la quadra San Cristobal e la Fuente de los Amantes. Qui il carattere minimalista, a tratti miesiano, si fonde con il colore degli squarci di proscenio orizzontali su cui Barragán fa scorrere imponenti flussi d'acqua che si raccolgono in estesi bacini dove i cavalli possono abbeverarsi e cielo e vegetazione specchiarsi. Ricordo le fontane della mia infanzia, gli scoli dell'acqua superflua delle dighe, gli stagni scuri nel recesso dei frutteti abbandonati, i puteali dei pozzi poco profondi nei pati dei conventi, le piccole sorgenti di campagna, specchi tremanti di antichi alberi giganti amanti dell'acqua e poi, naturalmente, i vecchi acquedotti, eterna memoria della Roma imperiale che da orizzonti perduti conducono velocemente il loro tesoro liquido per liberarlo insieme ai nastri dell'arcobaleno di una cascata. Fra gli altri progetti significativi sul piano urbano, ricordiamo infine le alte torri in cemento colorato della Ciudad Satellite, realizzate in collaborazione con l'artista Matthias Goeritz. Per renderci conto di quanto sia stato grande Luis Barragán, basta riportare alla mente la consulenza richiesta da un altro lui per il trattamento dello spazio tra gli edifici del Solke Institute di La Jolla, in California. L'idea originale di Kahn era quella di collocarvi un giardino. Tuttavia Barragán suggerì che una piazza aperta, lasciata esattamente così com'era, ma solo con una striscia d'acqua al centro, avrebbe rappresentato meglio lo spirito del luogo. È forse l'aspetto più iconico di questo complesso edilizio, diventato poi famosissimo.
Barragán, stimatissimo per le sue indiscusse capacità in materia di progettazione del paesaggio, raggiunse la notorietà a livello mondiale nel 1976, quando il MoMA ospitò un'esposizione dedicata proprio alla sua opera. 4 anni dopo gli venne conferito il premio Pritzker e fu il secondo ad ottenerlo nella storia dopo Philip Johnson, che lo ricevette l'anno prima. Durante la sua intensa attività, Barragán entrò in contatto anche con il Team Ten, con Giancarlo De Carlo, ma soprattutto con José Antonio Coder, esponente del regionalismo critico spagnolo. I regimi autoritari in Spagna e Portogallo incentivarono durante gli anni 70 la sperimentazione architettonica e molti progettisti, analogamente al maestro messicano, si confrontarono con la modernità e la tradizione popolare in cerca di un'identità regionale. Da tempo malato di Parkinson, Barragán morì all'età di 86 anni a Città del Messico il 22 novembre 1988. Oggi una fondazione intitolata a suo nome custodisce l'archivio e conserva il suo ricordo. Vi ringrazio per aver ascoltato la puntata, per essere arrivati sino a qui. Io come al solito vi invito a seguire Dannati Architetti anche su Instagram, @DannatiArchitettiPodcast, e a scoprire il mio ultimo libro che si chiama Instant Architettura Contemporanea ed è un testo in cui ripercorro la storia dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri. Trovate tutte le info ovviamente in descrizione. Io vi saluto, a risentirci prestissimo qui su Dannati Architetti.